nel negozio di manifatture di valenti maestri, nell'ora di chiusura, restare prigioniero di numerose creazioni, stordito dal profumo intenso di pelli, cuoio e fibbie, assistere incredulo ad una sfilata condotta da Mary Jane, una soubrette accensione famosa protagonista dei fumetti di Buster Brown. Nel lieve sottofondo di note di un'orchestra diretta da un sandalo, vedere sfilare in coppia espadrilles, ballerine, sneakers, derby, polacchine, rogue, hug, crocs, décolleté, Oxford, francesine ed ancora d'Orsay, Chanel, mocassini e tante altre da perdere la testa. Salvato in extremis da Antonio, il titolare, e nel sentire un chiasso da stadio avevo riaperto il negozio, mi liberava restando stupito dal vedermi sopraffatto da Tronchetti, Cuissard, Camperos, Les Apes e Sabot, mentre il vesto sbarazzino delle minorchine gli strizzavano gli occhi quasi a prendersi gioco per essere state scoperte per aver organizzato quel party sbarazzino. Un party sbarazzino, testa e voce di Mauro Mazza.